realizziamo la seconda posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia. Position 2. Per la terza settimana consecutiva abbiamo al secondo posto della classifica Sfera e Basta. Sfera e Basta. E basta. Fortunatamente c'è Sanremo che ci salva. E lo stato sociale. Una vita in vacanza. Spopolano subito. È un brano spopolante, diciamo così. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta. Ma sei senza Papillon? No, non direi. Ma c'ho avuto questa sensazione. Ma quello che subito ci hanno portato alla mente è Coghi e Renato, con questa loro... Iannacci, Fo. Però, quando ascoltavo Fo, oppure Iannacci, capisci che stanno prendendo per il culo? Solo che capisci che non stanno prendendo per il culo te. Loro chi stanno prendendo per il culo? Anche quest'idea della vecchia non è che sia proprio originale. E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione. Boom boom, schiaffi. Perché lo fai? Domanda, disperata ragazza mia, questo lasciamolo a Masini. Perché non te ne vai? Dove? Una vita in vacanza, per un mondo diverso, libertà e tempo perso. E nessuno che rompe i coglioni. Da una parte ti vogliono far ballare e essere spensierato, ma poi ti inculcano un messaggio. Le domande ti inculcano. Cioè che tu balli, sei contento, però ti viene... E cominci a farti tutte queste domande, entri in crisi mistica e quindi poi cominci a ballare fuori tempo, non ti diverti più. La verità è che loro confidano veramente tanto nell'intelligenza nostra. Aprono una finestra con gli spifferi che entrano dalla finestra. Il freddo che ti entra qua al collo. E devi prendere una decisione e allora a quel punto cosa fai? E dice, lascia aperto, lascia entrare qualcosa nel tuo cuore. E allora magari ci può essere una possibilità di uno scambio. Perché se tu lasci aperto, anche così nella confusione che non hai capito niente, e per caso hai lasciato aperto il cuore per questo motivo, un uomo, una donna, un animale, ti entra nel cuore. È proprio una canzone d'amore. Ma hai convinto?